Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video vi farò vedere come se avete per esempio un hard disk della PlayStation 3 che magari avete sostituito con uno più capiente, vi faccio vedere come poter riutilizzarlo perché normalmente non viene visto dal computer. Quindi per riutilizzarlo adesso faccio vedere come si collega al computer e poi ci vediamo per il procedimento. Vediamo come va collegato il nostro hard disk. Allora, dobbiamo trovare qua vicino al disk del computer. Ecco quello di dietro, là, grande. Ci sono cavi come questi. Quindi uno di questi lo dobbiamo inserire dentro l'hard disk, che è la porta più grande, e l'altro, che è questo qui, che è il cavo SATA. Questo rosso, questo, va che è collegato sulla scheda madre, va collegato sull'altro connettore che si trova a fianco. E mi raccomando, fate questo procedimento a computer spento, perché è importantissimo. Se no, a parte il fatto che il computer mi sembra che si spegne quando lo collegate, se collegate qualcosa alla corrente. Però se lo collegate per esempio solo alla corrente e poi mentre è acceso inserito il cavo SATA, non ve lo leggerà. Quindi fatelo al computer spento. Bene, e adesso innanzitutto dovete scaricarvi un programma che si chiama HDD Load Lever Format Tool, che è questo programma che vi consentirà di formattare l'hard disk e quindi poi utilizzarlo. È uno dei pochi programmi, credo, che leggono questo tipo di hard disk così, con un tipo di formattazione così, col file system un po' non normale. Tra l'altro potete fare lo stesso procedimento anche con un hard disk di un Xbox, eh? Quindi se avete un Xbox, una PlayStation 3, non cambia nulla, è lo stesso procedimento. Non vi preoccupate qua che dice che non è compatibile con Windows 7, perché io Windows 7 funziona. Quindi di questo sito vi lascerò il link poi in descrizione. Quindi apriamo il programma che non necessita installazione, fate continue for free, oppure se volete la versione premium pagate 3,30 dollari, che andrà nettamente più veloce, però dovete pagare insomma. Quindi fate continue for free e dovete selezionare l'hard disk che avete messo. In questo caso questo qui è uno da 250 giga, quindi lo selezionate e fate continue. Poi andate su Load Level Format e fate Format This Device. Ora io non lo faccio perché questo hard disk è stato già formattato da me, quindi ho messo altre cose, quindi non vorrei perdere, insomma, non vorrei perdere i dati che ho. E poi, una volta finito il procedimento, che sarà abbastanza lungo, potrebbe metterci anche mezz'ora, un'ora, a seconda della capacità dell'hard disk stesso. Quindi una volta che è completato, chiudete e andate su Start, andate sul computer, andate col destro e fate gestione. Prendete che si apre la schermata, andate su gestione disco, teniamo il caricamento e vi si presenterà questo volume qua con la striscia invece di essere blu è nera perché va ancora allocata. Quindi andate col tasto destro e fate alloca volume, mi pare una cosa del genere. E poi basta che andate sempre avanti e fa tutto da solo, basta schiacciare sempre avanti e avrete il vostro hard disk pronto che potete utilizzare. Se voi lo volete lasciare nel computer come ho fatto io, per poter mettere per esempio, ho messo giochi, film, probabilmente metterò anche qualcos'altro, potete farlo. Se no, se volete metterlo da qualche altra parte o insomma, poi alla fine potete fare quello che volete, perché così vi funzionerà come se fosse, diciamo, un hard disk normale che non avete preso dalla PlayStation. Quindi, per esempio, no, io questo qua non è l'hard disk della PlayStation mio, eh. Ce l'ho, ce l'ho, oh,
Mi è caduto qualcosa. Allora, ce l'ho pure con la PlayStation, che ho quello da 40 giga. Con su scritto, dov'è? Not suitable for laptop computer use. Cioè, non adatto all'uso sui portatili. Assolutamente sbagliato, perché si può benissimo usare. E non so, sui portatili, anche sui fissi, come diciamo, come l'ho messo io, no? Si può benissimo usare, non vi dovete preoccupare. E comunque, dai, per questo video, questo tutorial finisce qua. E noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. Se volete anche condividere questo video, mi fate un favore, così mi fate conoscere un po' da qualcuno in più. E niente, dai, al prossimo video. Ciao a tutti.